Oggi doveva essere approvato in giunta regionale il piano per la riduzione delle liste di attesa. Invece Ceriscioli ha rinviato la decisione. Noi abbiamo al telefono Mirko Carloni. Buonasera Carloni. Buonasera. Ecco, allora ci può spiegare il motivo di questo rinvio? Ma guardi, allora io la settimana scorsa ho segnalato che la filosofia di fondo con cui da mesi, prima la campagna elettorale e poi subito dopo, il presidente della regione Marche Ceriscioli diceva che per diminuire le liste d'attesa bisognava aumentare l'offerta, che fosse una filosofia sbagliata, ma soprattutto che ci faceva tornare indietro di 10 anni, 20 anni dal sistema sanitario. E per fortuna a dirlo non sono stato soltanto io, ma tutte le associazioni dei medici, dei professionisti che conoscono bene la materia sanità. In modo ostinato si stava andando avanti in quella direzione. Per fortuna, dopo averlo criticato e anche contestato, stamattina ha rinviato la delibera, che non è una consolazione, però quantomeno potrebbe essere l'occasione per riflettere su quello che stava facendo. E siamo un po' preoccupati anche per questo tipo di atteggiamento, che sulle cose importanti come la salute si prendono decisioni annunciate con degli slogan, poi si torna indietro, cioè non si dà la certezza delle scelte. E abbiamo sentito, per informazioni ricevute, diverse scelte che poi già questa mattina sono cambiate. Ad esempio, sulla lista d'attesa, l'unica soluzione per diminuire, fare in modo che la gente non debba aspettare un anno, 2 anni per avere delle prestazioni, oppure deve andare dai privati piuttosto che in altre regioni per avere dei tempi ragionevoli, c'è soltanto un modo, che gliel'hanno segnalato tutti, io per primo la settimana scorsa, quello di investire risorse sul territorio. Cioè il medico di famiglia, che è la persona che conosce meglio di tutti il paziente, deve essere il primo filtro del nostro sistema sanitario. Deve avere un accesso online al CUP e alle cartelle sanitarie dei pazienti, in modo da conoscere in modo digitale quelle che sono le storie sanitarie, gli esami già fatti, gli interventi, completamente la scheda tecnica e sanitaria della persona, e dare la possibilità attraverso l'accesso al CUP di stabilire di fronte al paziente già un appuntamento per fare la diagnostica, per fare gli esami. Cioè, se c'è una cosa su cui siamo veramente indietro è la parte tecnologica e l'investimento fatto sul sistema territoriale sanitario, e in modo particolare al centro di qualunque miglioramento dei servizi sanitari ci deve essere il medico di famiglia, che è la prima frontiera. Invece nell'ipotesi di Ceriscioli veniva trasformato il medico ospedaliero in un medico ambulatoriale, si aumentava la quantità di prestazioni con orari notturni o festivi, come ha detto, ma in realtà non si risolve il problema, perché si trasformano gli ospedali in modo ambulatoriali, diventano il presidio territoriale, e quindi si snatura quello che deve essere, mentre invece se si investe sul territorio si crea un primo filtro e si dà appunto quella appropriatezza delle risorse, in modo che il medico di famiglia stabilisce qual è l'operazione urgente, qual è la diagnostica da fare urgente o la visita specialistica. E ovviamente non deve più succedere quello che sta accadendo, che chi ha un problema serio telefona al CUP, gli si dice che con il sistema sanitario c'è da aspettare 18-19 mesi, oppure se va al privato o intramenia domani mattina la può fare. Questa è una cosa inaccettabile. Carloni, adesso quando si voterà quindi per tutto ciò? Ma allora, questa mattina doveva essere portato questo piano, ed è tra l'altro una delle poche cose che doveva essere fatta dall'inizio della legislatura, perché fino ad oggi, a parte gli annunci, non abbiamo visto atti concreti di questo governo regionale. La delibera che doveva essere pronta per questa mattina poi è stata rinviata, perché appunto queste valutazioni che io ho fatto da profano e da non esperto della materia le hanno fatte anche i medici, e lo hanno convinto evidentemente a rinviare per discutere questa cosa. Purtroppo, se questa materia viene ulteriormente rinviata, non entra nemmeno in approvazione per l'effettiva funzionalità nel 2015. Quindi questa cosa un po' ci preoccupa, devo dire, perché il problema della lista d'attesa è qualcosa che veramente ha a che fare con la dignità delle persone e con la sicurezza sanitaria delle persone. Ci sono liste d'attesa in questo momento indecenti. Quando verrà approvata non lo so, perché a questo punto il rinvio non ha dato una data ulteriore.